Ecco quattro pugili in allenamento. Cimondi. 10 kg. Pietrangeli. 12. Charles. 15. Ma c'è anche un pugile vero, Arcari. Però per dei novizi mica male, eh? Al mio paese questo giochetto lo fanno solamente le bambine. Se lo preferisci facciamo un giochetto per maschietti. Dal freddo di St. Moritz al caldo del Palazzo dello Sport di Roma. Bruno Arcari ha di fronte il filippino Pedro Adigue, campione del mondo dei pesi welter junior. E in palio appunto questa corona. Il match è tra i più combattuti che si siano mai visti a Roma. Arcari, fine ed astuto tecnico, ma anche picchiatore potente, trova pane per i suoi denti. Adigue ha una tecnica limitata, ma è dotato di una energia eccezionale che gli consente di mantenere un ritmo forsennato per tutte e 15 le riprese. È uno scontro senza complimenti, con scorrettezze da ambo le parti, ma i danni fisici saranno quasi tutti per Arcari, il pugile dal sopracciglio debole. Danni fisici, ma anche la vittoria è di Arcari, ai punti, più stentata del previsto, ma senz'altro meritatissima. Un anno sostanzialmente buono per il pugilato. Numerose le conferme, qualche sorpresa negativa, un amaro tramonto, quello di Nino Benvenuti. Il posto lasciato dal campione triestino appare giusto assegnarlo a Bruno Arcari, qui nel vittorioso incontro con il brasiliano Henrique, al termine del quale si confermò campione mondiale dei pesi welter junior. Meno brillante di Benvenuti, ma senza dubbio un atleta molto efficace e tecnicamente ben impostato. La conferma di Arcari viene dopo quella di Tommaso Galli, che il mese prima aveva conquistato il titolo europeo dei pesi leggeri junior. A farne le spese lo spagnolo Aissa Marin. Galli è il primo italiano a primeggiare in tre categorie differenti, gallo, piuma e appunto leggeri junior. Ma la boxe mostra ugualmente segni di stanchezza. La nazionale dilettanti tenta a trovare validi rincalzi. Il pubblico non gremisce più le riunioni. Le palestre sono sempre più vuote. Dopo il periodo d'oro di qualche anno fa non c'è stato il necessario ricambio. Sulla breccia resiste sempre mondiale dei welter junior Bruno Arcari. Lo vediamo nel suo incontro valido per il titolo contro il pericoloso Henrique. Una prestazione maiuscola di Arcari che si segnala ancora una volta per serietà d'impegno, per senso esemplare del professionismo. Più tardi Arcari difende vittoriosamente il titolo anche contro Azevedo. L'avversario sfuggente e rinunciatario non gli consente di brillare come altre volte. Per il resto, nel nostro carniere è rimasto ben poco. Il titolo europeo di Puddu nei leggeri, quello di Duran nei super welter. Da segnalare anche l'ottimo comportamento di Lopopolo contro Menetrey nella sua ennesima sfortunata scalata ad un titolo europeo. Per il nostro pugilato sono tempi grami. Bruno Arcari, che vediamo nel vittorioso incontro di Copenaghen con il danese Hansen, conserva il suo titolo mondiale ed è una delle poche note positive in un'annata che certo non è stata per noi ricca di soddisfazioni. Fallita la spedizione americana di Puddu contro Gonzales, si è impoverito anche il nostro carnet europeo. Ci restano solo due titoli, quello dei leggeri con Puddu appunto e quello dei medi con il sorprendente Calcabrini, modesto quanto bravo. Thank you.